Buongiorno con questa vista stupenda. Quanta neve. Buongiorno Lapponia. E qui davanti c'è un lago, ma non si vede perché è tutto ghiacciato, ma c'è un lago gigantesco. Buongiorno. E qui è un pupazzetto di neve. Questo è il villaggio. Quella è la nostra casina. Qui c'è Laura. E adesso ovviamente doveva passare sto coso. E adesso stiamo andando a fare colazione. Serena, ragazzi, la prima volta che la rivedo dall'anno scorso. Ciao signora Renne. Sono stanca adesso, mi sa. La colazione qui ad Apucca è a buffet e io ho preso due croissant con la marmellata alla fragola e arancia, due pezzettini, succo all'arancia e un po' di yogurt bianco. E guardate un po' la nostra vista in questo momento. Una cosa che ci è mancata tantissimo, ragazzi, di questo resort, questa cioccolata calda è fantastica, è la più buona cioccolata calda al mondo. Abbiamo parlato di questa cioccolata tipo per un anno. È favoloso, adesso è bollente. E guardate la vista, ciao. In realtà non ti si vede perché sei completamente contro luce, c'è solo la tua sagoma. E qui c'è. Oddio, che flash! Altra cosina che abbiamo appena fatto, perché dovete sapere che io e Laura o non ci vediamo per anni oppure abbiamo un viaggio dietro l'altro assieme. Infatti, una volta che ritorniamo a casa, stiamo a casa quanto? Una settimana? E poi ripartiamo per un'altra meta che non vi anticipo come al solito perché sarà una sorpresa, ma posso dirvi che è un paese in cui non sono mai stata, quindi una nuova nazione che visiterò e visiteremo. Perché non hai detto ci sei mai stata, vero? No, Quindi, non, no, zero, anzi. esatto, non menzioniamo. Presto scoprirete però, perché appunto una volta ritornati qua, cioè avrò 5 giorni da passare col mio ragazzo. E poi riparto, perché sì, lui viene il giorno dopo, quindi sì, effettivamente. Quindi praticamente una settimana restiamo a casa. E abbiamo appena selezionato i voli che ci prenoterà direttamente, appunto. Non vi anticipo altro, però quelli che insomma ci hanno invitato naturalmente perché per lavoro, ma sono molto molto contenta e sarà uno scenario completamente diverso, mi sa, rispetto a quello che vediamo qua. Praticamente tra un'attività e l'altra, l'unica cosa che noi facciamo è mangiare. C'è colazione, torniamo dalla colazione, pranzo subito. E quindi sì, adesso siamo a pranzo, ragazzi, sempre la stessa vista, ci siamo messe vicino a dove eravamo prima per colazione. È stupendo. Lì non so se li vedete, ma ci sono i cavalli. E con quelli andremo stasera a fare la nostra prima escursione alla ricerca dell'aurora boreale. Nel frattempo, appunto, abbiamo preso la pappa. Io ho preso queste patatine fritte, ragazzi, sono buonissime. E poi questa insalata è tipo insalata di pasta. Com'è che si chiama? Pasta fredda, Pasta sì. fredda con tonno vegetale, però, che sono curiosa di provare. L'ha presa anche Laura. E poi questa insalata russa, credo. E quella è tipo una zuppetta. Non sappiamo cosa. Non siamo sicure se sia ai funghi o ai carciofi, però siccome le zuppe qua sono buonissime, Laura l'ha presa così. Cioè, qualsiasi zuppa tu la prendi, diciamo. Tornando in camera, una cosa che io adoro qui praticamente sono queste spazzoline e ci si puliscono le scarpe dalla neve. Trac. Voilà. Casetta, ma vi farò l'home tour, assolutamente, penso che lo filmerò domani. E stiamo andando a cena, oggi andiamo prestissimo, sono le 18, qui il buffet apre, cioè la cena praticamente inizia alle 18, ma oggi andiamo abbastanza presto, appunto perché poi abbiamo il giro con la slitta, con i cavalli a cercare l'aurora. E in realtà adesso non si vede più, ma c'era un tramonto stupendo poco fa, abbiamo fatto qualche fotina e là dietro c'è la luna. Che è bellissima, anche parecchio grande. E il panorama qua è qualcosa di magico, davvero magico. Oh,
Questo è il buffet, praticamente ogni giorno ovviamente ci sono cose diverse, sia a pranzo che a cena che a colazione. Qui ci sono tutte le verdure e varie cosine, condimenti, eccetera. Poi qui ci sono tutte le cosine calde, invece vi faccio vedere. Le patate purè, queste le prendo sicuro. Vediamo il resto. Qui c'è della carne, tipo costolette. Qui salmone, filetto, grigliato credo. Qui abbiamo altre verdure cotte però, carotine, patate. Qui una specie di spezzatino, dovrei andare a leggere, ma lì comunque c'è il menù della serata dove appunto c'è scritto tutto quanto quello che troviamo in questi servizi. E poi qui vicino al buffet c'è anche sempre una zuppa e sono molto molto buone le zuppe qui, vi devo dire, ma in realtà tutto il cibo è buonissimo, siamo rimaste, non vedevamo l'ora di tornare. Oh, il salmone affumicato, ragazzi, qui in Finlandia c'è il salmone affumicato più buono che voi possiate immaginare, vi giuro, dovete assaggiarlo, è la fine del mondo. E poi qui ci sono sempre i dolci, stavolta c'è questa torta al cioccolato e poi ci mettono sempre anche i formaggi vicino ai dolci. E lì c'è, vabbè, qui ci sono biscotti, cioccolatini e qui c'è invece la sezione pane, burro e varie salsine, credo, comunque cosine da spalmare sul pane. Molto molto contenta perché ho trovato il salmone affumicato e lo mangerò con le patate purè e basta, perché la zuppa era con la renna e quindi ho deciso di non prenderla. Quindi buon appetit e guardate che carino il tovagliolo, c'è anche la renna. E questo è il ristorante che appunto già l'avete visto l'anno scorso, bellissimo perché lì c'è il caminetto. E questo è il ristorante, è molto molto grande. E poi c'è un'altra saletta invece qua dietro che hanno adibito solo per chi vuole ordinare alla carte, mentre noi siamo nella sezione buffet, però anche lì è molto molto carino. Ragazzi, sarà il mio DNA scandinavo, ma io qui mi trovo benissimo, mi sento proprio a casa. Adesso dopo cena, tè caldo, questo è ai frutti rossi e ci ho aggiunto un po' di miele, ma non ci metto mai lo zucchero nel tè perché mi hanno insegnato che così si rovina il sapore. E davanti a noi il caminetto e ci scaldiamo ed è bellissimo. Ragazzi, una cosa che dovete assolutamente provare nella vita, ve l'ho detto anche l'anno scorso quando siamo venute qua in Lapponia, adesso ci saranno tipo meno 15, una roba del genere, e sentite i peletti del naso, vi giuro che si congelano e tipo li sentite che si cristallizzano, è stranissima come sensazione, vi giuro, fa morire da ridere a spiegarlo, però è una sensazione troppo strana che dovete provare. Sembrano glitter, ragazzi, è magia pura, magia pura, pazzesco. E non è neve, tipo ghiaccio, non saprei, non... bellissimo. Ragazzi, io sono vestita come l'omino Michelin. Ecco perché si vede, grazie. Grandiosa Laura, questo coso. Spara flash, stiamo rompendo le balle a tutti. No, comunque, allora, a parte fuori ci saranno meno 20. Siamo vestite, soprattutto io, come l'omino Michelin, perché ho due piumini. E adesso siamo venuti, appunto, abbiamo fatto il primo pezzetto con il cavallo e siamo nel bel mezzo della foresta, della Lapponia. Ragazzi, davanti a un focherello con altri due partecipanti a questo gruppo, insomma, questa attività, e poi le due guide. E si sta molto molto bene qui, devo dire, siamo all'interno tipo di questa tenda e stiamo aspettando l'aurora. Speriamo che arrivi, perché ovviamente non è mai sicuro, quindi stiamo incrociando le dita e aspettiamo. And the roads were really narrow, so they if they hear the bell, then they can
find the meeting place and and when they working at the forest, the horse which have lots of trees at the sleigh have a bell, and other horses which are with the empty sleighs, they don't have a bell, so they can go to the snow, deep snow, and the horse which have the weight can go they're straight. Okay. So they know where is the horse which have the lots of trees on the sleigh. And one reason, because the horses, they're like spooky animals. So if they hear some weird noises, they're first they're running and then they watch what was that. So they have the bell, so they get relaxed and more calm with the bell, because the bell is always keeping the same noise. Ci sperramo, ci stavo per cercare. Siamo nel bel mezzo della foresta Lappone, ragazzi. Qui c'è la luna, ci saranno almeno meno 25 gradi, così ci hanno detto. Qui c'è la nostra slitta. Non so quanto riuscirete a vedere, ma sì, siamo qua, alberi altissimi, si vedono le stelle, purtroppo non abbiamo visto l'aurora e stiamo tornando verso il resort. Però è bellissimo, ragazzi, è veramente meraviglioso qui. Ed eccomi qua, stanchissima, a fine giornata, ho una pettinatura indecente, ma domani mattina devo lavare i capelli, mi sono struccata e tra un po' crollo, ragazzi, cioè tra un po' veramente, non appena penso spengo la luce, bam, e vado in coma totale fino a domani mattina. Purtroppo non siamo state fortunate, non abbiamo visto l'aurora, ahimè, ma ci riproveremo domani, in realtà è sul nostro programma, ma chiederò alla manager del resort di spostarcela a mercoledì, perché mercoledì dovrebbe esserci bel tempo. Oggi probabilmente l'aurora c'era, ma noi non l'abbiamo vista perché il cielo era troppo coperto, quindi appunto è molto molto meglio se la spostiamo, e da domani la spostiamo a mercoledì, perché abbiamo molte più probabilità di vederla, quindi abbiamo diverse attività. In realtà domani abbiamo il giro sulla slitta con gli Husky, che non abbiamo proprio visto, quindi sono molto molto curiosa. Scusatemi se parlo in modo strano, ma ho già messo le mie mascherine di mantenimento post Invisalign, che uso sempre la notte per tenere i denti dritti. E mia family, grazie per avermi fatto compagnia in questa giornata, spero che vi sia piaciuto questo video. Essere qui per me è un sogno, letteralmente, lo sapete. Vabbè, io penso che sia, cioè quando ho fatto il test del DNA ed è venuto fuori che tipo per il 26, 29%, una roba del genere, ho DNA scandinavo in me. È come se venendo al nord mi sentissi un po' tipo a casa, non so se perché so di avere origini scandinave oppure se perché mi sento così e basta, non lo so. Comunque per me essere qua è un sogno, e quindi sono super 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 contenta. Abbiamo fatto un countdown che veramente non vedevamo l'ora di partire, e poi appunto è subentrato un altro viaggio a brevissimo, che poi in questo periodo sta succedendo tutto, ragazzi. C'è il mio fidanzato che finalmente torna ad Amsterdam tra, ormai sono 4 giorni, non ci posso credere, non ci posso credere. Il bello è che quando lui arriva stiamo assieme 5 giorni e poi io parto. Però è così, ragazzi, e vi devo dire una lezione che ho imparato. Anni fa mi è capitato, purtroppo me ne sono pentita, ma mi è capitato di rinunciare a viaggi di lavoro stupendi a causa di alcuni miei ex, ma anche perché io ero troppo insicura e magari rinunciavo a partire o mi facevo convincere. E cosa che, vabbè, a parte che
il mio ragazzo non le fa queste cose neanche lontanamente, anzi è felice se io sono felice, però ho imparato che non devo rinunciare a nulla per altre persone e che chi mi vuole bene davvero non vorrebbe mai che io rinunciassi a delle cose importanti per me. E quindi sono cose che ho realizzato col tempo, insomma, quindi anche se mi dispiacerà ovviamente lasciarlo dopo 5 giorni, partirò per lavoro e poi quando torno, insomma, staremo assieme. Quindi anzi abbiamo diversi viaggi in programma, tra cui andremo a Trieste e lui conoscerà i miei amici, i ragazzi, quindi questo è uno step molto importante. E quindi sì, sono felice di essere qua, sono felice che quando torno a casa finalmente rivedo il mio ragazzo e poi sono felicissima per quest'altro viaggio, insomma ragazzi. È un periodo molto molto pieno questo, diciamo così. Vabbè, mi vedo in videocamera e dico, oh mio Dio, ho proprio la faccia stravolta. Quindi, mia femmini, buonanotte, spero vi sia piaciuto questo video. Io vi mando un bacio gigantesco e ci vediamo al prossimo video, che penso sarà online domani. Comunque ci vediamo al prossimo video. Venite qua come al solito per il nostro abbraccio finale, che vi stringo forte 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 forte. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao.